Ciao beautyine, bentornati in questo nuovo video. Allora, è passato tantissimo tempo dall'ultima volta che vi ho consigliato un film o una serie TV, ma semplicemente perché ovviamente come al solito non c'era nulla che mi avesse attirato, però stavolta ho scovato questa serie davvero inquietante che mi ha tenuta incollata alla sedia e quindi ve la voglio assolutamente consigliare perché l'ho divorata in veramente pochissimo tempo. E la serie è la mia prediletta, che è una serie un po' particolare da descrivere. È un thriller psicologico a tratti anche molto inquietante e secondo me ha delle punte horror, ma non horror perché ci siano mostri o cose varie, ma semplicemente perché pensare che una persona apparentemente normale possa fare certe cose, secondo me è spaventoso e quindi è horror, secondo me. E in pratica, quel poco che vi posso dire, perché veramente succedono un botto di cose e non voglio rovinarvi la serie, racconta di questa donna che è stata investita e viene portata in un ospedale. Con lei c'è una bambina. La donna è praticamente incosciente. La bambina inizierà però a dire delle frasi che faranno capire che vivono segregate. E in questa storia ci sono anche due genitori che 13 anni prima avevano denunciato la scomparsa della figlia e che pensano che quella lì sia la figlia, però scopriranno in brevissimo tempo che non è lei, però che la bambina invece potrebbe essere la nipote. E quindi la polizia inizia subito a capire che potrebbe non essere lei la mamma della bambina, ma potrebbe essere, tra virgolette, la mamma della bambina sostituita con un'altra donna. Insomma, una cosa un po' paradossale, inquietante, veramente una storia un po' particolare, quindi la dovete assolutamente guardare se non l'avete vista, perché da spiegare è veramente impossibile, secondo me, assolutamente va guardata. E questa serie, per quanto mi riguarda, è anche ispirata a degli eventi di cronaca realmente accaduti, perché comunque sappiamo che in America, in Germania particolarmente, ci sono state delle vicende in cui dopo molto tempo sono state scoperte delle donne che sono state tenute chiuse in una cantina, in particolar modo allontanate dalla vita normale, rapite e con il quale gli aguzzini hanno fatto anche dei figli. Quindi trovo che questa serie mi ha riportato, diciamo, alla mente le loro storie, quindi trovo che sia ispirata anche a questi casi di cronaca che veramente sono inquietantissimi e spaventosi. Ripeto, a pensare che ci siano persone apparentemente normali che possano fare e soprattutto anche solo pensare di fare certe cose. E nulla, quindi io direi che è tutto. Io spero che andrete a vedere questa serie se non l'avete già vista. Se l'avete già vista, ovviamente fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate voi. Io spero che non ci vedremo troppo in là con una nuova serie. Spero di trovare qualcosina di interessante prima. E comunque nel frattempo ci sono tanti contenuti qui nel canale da guardare e in arrivo. Quindi non vi lascio, non vi abbandono. E nulla, vi mando un bacione grandissimo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao, beautine!